Siamo in compagnia di Cristian Aslani, buonasera Cristian, avete centrato l'obiettivo con un turno di anticipo, grande impresa. Sì, è una grande impresa, volevamo chiuderla meglio con una vittoria, però sapevamo che la squadra avversaria era forte, siamo venuti qua esprimendo il nostro gioco e non siamo riusciti a fare il gol che ci poteva accorciare le distanze, però va bene così, dai, siamo passati, siamo contenti e va bene così. Ecco Cristian, avversario di grandissima qualità, ma avete messo tutto dentro il campo, in cosa secondo te siete stati più bravi in questo girone? Non lo so, siamo stati bravi secondo me perché siamo stati gruppo in tutte le partite, soprattutto la partita in casa col Barcellona che praticamente diciamo che avevamo dato quel passo in più e sì, dai, va bene così. Allora, è oggettivo, no? Qualificazione centrato, adesso però testa la Juventus, è un match molto importante, già domenica, c'è poco tempo, no? Per riscaldare le gambe, dovete scendere in campo. Sì, da domani lavoreremo per questa partita, questa andata, e sappiamo che non possiamo perdere più punti in campionato e lavoreremo per questa partita come facciamo tutti i giorni. Buonasera. Ciao. Robin, oggi c'era una rivale molto difficile da affrontare, ma si è visto anche una bella Inter, come giudichi la prestazione della squadra? Sicuramente abbiamo visto una bella Inter, soprattutto nel primo tempo con occasioni create, purtroppo non abbiamo fatto gol, se nel primo tempo forse facciamo un gol diventa una partita diversa. Lo sai che contro Bayern non hai mille occasioni, quindi le due o tre che ce l'hai devi sfruttarli, purtroppo non abbiamo fatto, poi abbiamo preso un gol che ci sta sempre sul calcio d'angolo, però anche nel secondo tempo abbiamo provato, abbiamo creato, anche Edin ha avuto qualche chance. E poi prendiamo un euro gol che anche questo ci può stare e alla fine perdiamo una partita dove almeno abbiamo giocato contro un avversario molto forte oggi. Con Robin, magari l'Inter meritava qualche gol in più, no? Qualche gol per quanto fatto in campo, però è fondamentale mostrare, no, che l'Inter a questi livelli ha un ruolo di protagonista. Sicuramente, secondo me abbiamo visto un Inter in salute oggi, un Inter che può giocare con queste squadre, questa roba dobbiamo portarci per forza sull'ultimo tre in campionato, perché vuol dire che stiamo bene, abbiamo lo spirito giusto, difendiamo e attacchiamo come squadra e questa è la base per fare bene. Tantissimi spunti utili. Cosa ti porti anche da questa gara? Secondo te cosa è mancato che si può migliorare? Ma la gara perfetta non esiste mai, secondo me abbiamo fatto tante buone cose, abbiamo attaccato molto bene, abbiamo difeso come squadra e questa unità dobbiamo portarci perché ci aspettano veramente adesso tre sfide importantissime prima del mondiale, quindi servono 9 punti, c'è poco da fare per attaccarci lì in avanti, quindi noi siamo pronti e questo abbiamo dimostrato stasera. Robin, bisogna rimanere concentrati, dicevate ci sono tutte gare importanti da giocare, già domenica c'è la Juventus, che partita ti aspetti? È una partita sempre molto emozionale, ovviamente contro un grande avversario, non sono mai partite facili, non sono mai partite normali, quindi serve una prestazione, una performance al massimo, però secondo me abbiamo dimostrato stasera che noi per queste partite siamo pronti e quello vogliamo dimostrare domenica. Ciao Valen, innanzitutto ti chiedo, tutto a posto, come stai? Tutto bene, grazie. Ma come è stato per te, quanta emozione immagino affrontare una rivale, no, di grandissimo livello come il Bayern, come ti sei trovato nel gruppo, nella squadra? Sì, sono molto contento di aver giocato oggi, mi sono trovato bene, un po' difficile perché loro sono molto forti, però niente, sempre si deve migliorare e continuare. Adesso c'è un'altra partita importante, è fondamentale, no? Mantenere il gruppo unito con dei ragazzi che sono sempre pronti a dare il loro contributo. Sì, l'importante è quello, che tutti sono pronti per dare il loro contributo e niente, cercheremo di fare il meglio anche sabato e domenica. Grazie Ivan. Ciao Andrea. Ciao. Bella partita, molto equilibrata nei 90 minuti, con la situazione da una parte e dell'altra. Come valuti la prestazione della squadra in generale? Io creo que hemos hecho una muy buena prestación hoy. Sabíamos que era un partido complicado jugando contra
un equipo dificilísimo a jugar en casa. Hemos tenido nuestras ocasiones y hemos tenido la mala suerte de no poder meterles, ¿no? Y se nos ha complicado el partido. Andre, immagino sia sempre una grande soddisfazione, no? Medirsi con rivali di questo livello, di altissimo livello, eppure mettere l'Inter sempre come protagonista. Sí, yo creo que nosotros somos un equipo grande, ¿no? Y yo nos considero como uno de los mejores equipos del mundo. Lo hemos demostrado, estábamos en un grupo muy complicado y hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera, ¿no? Yo creo que no hay tanta diferencia entre ellos y nosotros. Adesso Andrea, è giusto, no, godersi questa qualificazione già da domenica a pensare alla Juventus, c'è pochissimo tempo. Sí, la verdad que sí, pero estamos acostumbrados a esto. Sabemos que va a ser un partido complicado el fin de semana, pero nos gusta jugar estos partidos, ¿no? Por eso hemos hecho este deporte, por eso hemos entrenado toda nuestra vida para jugar estos partidos, ¿no? Por lo tanto, será un partido lindo, difícil, y tendremos que demostrar que somos el Inter, que somos un equipo grande y ganar el partido. Siamo in compagnia di Stefan De Fraia. Buonasera Stefan, oggi non è arrivato il risultato, però come valuti la tua prestazione e quella della squadra? Sì, penso che si vede che la squadra sta crescendo. Qua è difficile per tutti, è una squadra fortissima sul livello europeo, quindi sapevamo che sarebbe stata dura e ci abbiamo messo tutta per fare il risultato e fare una buona prestazione. Purtroppo non siamo riusciti a fare il risultato, ma si vedono i miglioramenti. Immagino anche sia una grande soddisfazione, no, affrontare squadre di questo livello e centrare l'obiettivo in anticipo. Sì, l'obiettivo era passare il girone e abbiamo raggiunto quell'obiettivo in un gruppo comunque molto difficile. Quindi bravi per aver raggiunto quell'obiettivo, anche se questa partita eravamo già qualificati, volevamo fare comunque una buona partita. Possiamo dire allora, Stefano, che questa qualificazione celebra un gruppo davvero unito. Come? Non ho... Io che questa qualificazione celebra un gruppo davvero unito. Sì, penso che si vede che il gruppo unito, c'è un buono spirito, atteggiamenti positivi e siamo sulla strada giusta, ma ci sono ancora margini di crescita. Siamo in compagnia di Matteo Darmian. Ciao Matteo, avversario di grande qualità, non era semplice oggi, ma avete messo tutto in campo. Sì, buonasera a tutti. Sì, penso che abbiamo interpretato nel migliore dei modi la partita fin dall'inizio. Abbiamo messo in campo un'ottima prestazione, siamo stati puniti un po' dagli episodi perché nel primo tempo sono riusciti a sbloccarla su un calcio piazzato nel nostro miglior momento e nel secondo tempo l'hanno un po' chiusa con un grande gol, però quello che ci rimane di questa sera sicuramente è l'ottima prestazione e penso un passaggio del turno meritato. Da braccetto Matteo è spinto tanto creando preoccupazioni, no? La Bayern, è mancato forse la finalizzazione? Sicuramente abbiamo creato diverse occasioni per poter fare gol e penso che l'importante sia quello. Poi abbiamo degli attaccanti fortissimi che sicuramente faranno gol nel momento più opportuno. Ecco, oggi era una sfida che magari essendo passate entrambe volevamo sicuramente interpretarla nel migliore dei modi, ce l'abbiamo fatto una buona partita e questo è quello che conta. Un gruppo davvero unito, Matteo, che ha dimostrato, no, in questa fase di girone grande carattere, grande personalità, tanto cuore. Si dovresti aggiungere magari un aggettivo in più? No, siamo cresciuti rispetto all'andata e lo si vede sotto tutti i punti di vista, a livello fisico, a livello psicologico, siamo più squadra e lo si vede in campo, ecco.